sta arrivando un nuovo gioco gratuito con protagonisti Spider-Man, Hulk, Iron Man e altri eroi. Parliamo di Marvel Rivals, un adrenalinico shooter free-to-play che ha già attirato l'attenzione del pubblico. Seguiteci per saperne di più, ma prima iscrivetevi al canale. Il vostro supporto ci permette di proporvi tanti contenuti sui titoli a tema supereroi. Marvel Rivals è il nuovo sparatutto multiplayer con focus sul PvP nato dalla collaborazione tra NetEase Games e Marvel Games. Con una visuale alle spalle del personaggio, i giocatori possono prendere il controllo di un ampio ventaglio di eroi e villain provenienti dal mondo Marvel e sfidarsi in squadre composte da 6 elementi ciascuna. A dare corpo alle premesse narrative ci pensa il malvagio Dottor Destino. Pare infatti che l'uomo dalla maschera metallica si sia scontrato con la sua versione futura del 2099, scatenando un conflitto senza precedenti fra gli universi e i relativi combattenti. Si tratta di un'ottima scusa per far scoppiare intensi scontri tra le forze in campo. Nel tempo il gioco offrirà degli sviluppi di trama? Gli sviluppatori non lo hanno confermato, ma possiamo presumere che i futuri aggiornamenti andranno ad ampliare la storia, svelando nuovi dettagli sui piani dei due Dottor Doom e dando forma alle conseguenze di questa battaglia. Il team di sviluppo ospita alcuni veterani che hanno lavorato a Battlefield e Call of Duty, ma si è concentrato molto sulle specifiche abilità di ogni personaggio, rendendo il prodotto più vicino a un hero shooter come Overwatch. Passare da un eroe all'altro comporta quindi un drastico cambiamento in termini di stile di gioco. Ad esempio, scendere in campo con Iron Man significa sparare di più e sfruttare la possibilità di librarsi in volo grazie ai propulsori in dotazione alla sua armatura. Con personaggi come Hulk, Black Panther e Magic, invece, Marvel Rivals si trasforma in un action in terza persona. Questi eroi infatti sono specializzati nel corpo a corpo e il loro kit non comprende armi a distanza. Uno degli elementi di gameplay più interessanti di Rivals riguarda le abilità di squadra, dette anche Team Up. In parole povere, alcune coppie di eroi potranno dar vita a mosse speciali in grado di mettere in seria difficoltà gli avversari. Rocket Raccoon, ad esempio, potrà saltare sulle spalle del suo fedele alleato Groot per iniziare a dar fuoco sui nemici. Hulk, invece, avrà l'opportunità di utilizzare i suoi raggi gamma per caricare i cannoni laser di Iron Man e fargli così sparare un colpo dall'alto potenziale distruttivo. Nel filmato d'annuncio, che contiene varie sezioni di gameplay, è arrivata una conferma importante. I combattenti possono devastare elementi degli scenari, da Asgard a Tokyo 2099. Gli sviluppatori promettono dinamiche di gioco che favoriscono una deformazione significativa della mappa in tempo reale, ma bisognerà toccare con mano il titolo per comprendere la profondità di questo aspetto dell'esperienza. Parlando invece delle modalità presenti, il team di sviluppo sembra non voler svelare ancora tutti i dettagli su come si svolgeranno i match. Osservando con attenzione il trailer, però, ci è parso di riconoscere la presenza di un'attività simile alla scorta di Overwatch. Il carro trainato da due arieti bianchi che appare a un certo punto del video non è che l'oggetto che una squadra deve accompagnare verso l'obiettivo, col team avversario impegnato a fermare l'avanzata. L'unica certezza, ad ogni modo, è che i match metteranno in contrapposizione due gruppi da 6 giocatori. Marvel Rivals verrà pubblicato come free-to-play su PC ed è facile ipotizzare che arriverà anche su PS5 e Xbox Series XS in futuro. Il gioco avrà le microtransazioni, ma al momento non è possibile sapere quanto ingombrante sarà questa componente. Possiamo ipotizzare che buona parte dei contenuti acquistabili sarà legata all'aspetto estetico dei personaggi. Gli sviluppatori hanno già assicurato che Marvel Rivals accoglierà nuovi eroi e villain nel roster con la pubblicazione delle stagioni. Sarà interessante scoprire in che modo gli utenti avranno accesso a tutti i contenuti post-lancio. L'ipotesi più probabile è che, come in League of Legends, sarà possibile acquistare tutto, o in alternativa accumulare valuta di gioco per ottenere gli eroi extra in maniera gratuita. In ogni caso, il roster sembra essere davvero ricco, e già nelle fasi finali del reveal trailer possiamo trovare il primo teaser che suggerisce l'arrivo dei Guardiani della Galassia, degli X-Men e di altri eroi come Scarlet Witch e un muscolosissimo Punisher. A questo proposito, ciascun personaggio sembra vantare una buona personalità dal punto di vista visivo. Tanto è ciò che resta da sapere sulla produzione. Determinate risposte alle nostre domande potremo ottenerle a maggio, con la prima alfa del gioco, che metterà a disposizione di alcuni fortunati utenti più di 12 combattenti, tra cui Spider-Man e Magneto. Che cosa ve ne pare di questo Marvel Rivals? Ditecelo nei commenti!